Buonasera amici di Punto 5.it, Nico Erbaggio che vi parla. Andiamo a fare la presentazione della seconda giornata di Serie C1 per i nostri pronostici consueti. C'è Crescenzo Falcone, ciao Crescenzo. Buonasera Nico, buonasera agli ascoltatori. Allora Crescenzo, tu alla prima giornata eri a Cicciano, se non erro per Cicciano Sparta Pomigliano. Ecco, che impressione ti hanno fatto le due squadre? Beh, ho visto una gara non bella, diciamo, dal punto di vista del gioco. Sono nettamente superiore allo Sparta, secondo me in virtù del tasso tecnico maggiore rispetto al Cicciano, che al momento mi è sembrato, a dire il vero, ben poca cosa. Spero, insomma, che migliori durante l'arco del campionato. Ecco, hai visto lo Sparta che è data da tutti un po' come tra le favorite per la vittoria finale. Ecco, chi credi che possa spuntarla? C'è il Granianum, c'è la Trilem che è un'ottima squadra, Sant'Erasmo potrebbe essere un outsider, qual è la tua idea? L'idea è questa: io credo che in genere il campionato C1 vince una squadra di vertice diciamo, che ha fatto un campionato di vertice l'anno precedente, che cambia sostanzialmente poco, quindi ritocca quel paio di elementi per rafforzarsi, vedi insomma cosa che ha fatto l'Afragola l'anno scorso. O lo vince evidentemente la squadra, che la società che riesce ad allestire un roster di categoria, secondo me, superiore, e la spunta. E credo che quest'anno il Granianum risponde a questo secondo requisito, quindi a mio avviso è la candidata numero uno, Quindi vedi il seguita Granianum. subito dopo dallo Sparta. Granianum, diciamo, non si può, secondo me, nascondere, almeno da quelle che sono le dichiarazioni di società e tecnico. È una società che allestisce un roster delle insomma, un roster che comprende Mele, Milano, il gruppo ex Marianella e Sparta, ma sempre fatto per vertice, non può ambire a una dalla metà classifica in su, insomma, deve puntare secondo me a vincere il campionato. Quindi ritengo che sia la squadra favorita. Subito dopo c'è lo Sparta. L'ho visto sabato, ripeto, a Cicciano, e credo che abbia le qualità per fare bene e per lottare, se non alla pari col Gragnano, insomma, sicuramente per dargli fastidio e per ambire al primo posto. C'è da dire che anche c'è molto da lavorare, Fabio Oliva ha molto da lavorare, perché è vero che il risultato parla chiaro, ma credo che al momento sia stato più dovuto alla superiorità tecnica rispetto a Cicciano che al gioco espresso. Un Cicciano che ricordiamo lamentava diverse assenze, tra cui quella di Taiuti, di Bonaguro, insomma tre titolari in totale che hanno inciso comunque anche sul risultato e sul rendimento della squadra. Crescenzo, andiamo adesso a fare i pronostici della seconda giornata. Partiamo subito dal Granianum, appunto. Cusso Avellino Granianum, ricordiamo il Cusso Avellino ha battuto 3-2 in trasferta il Solofra alla prima giornata. Granianum invece reduce dal 4-4 interno col Sant'Erasmo. Come finirà? Il Cusso Avellino in casa è sempre una, insomma, per ci va una brutta carta da pelare, ma credo che Gragnano non abbia problemi a fare suo, diciamo, a fare sua la posta, quindi due. Futsal sbarra quarto, il Futsal sbarra reduce dalla sconfitta di misura di Maddaloni 1-0 contro il Misera Nobiltà, il quarto che invece ha perso tra le mura amiche 1-3 contro la Trilem. Io ho pronosticato, insomma, tra le squadre forse rivelazioni di questo campionato. Sabato ha perso la prima, un campo secondo me ostico, difficile come quello di Maddaloni, in casa penso non possa sbagliare, per cui credo che farà sua la posta, quindi uno. Feldieboli Solofra, si incontrano le due squadre che hanno perso i rispettivi derby alla prima giornata, la Feldi 3-1 contro lo Sport Mania, il Solofra l'abbiamo detto prima, 3-2 in casa contro il Cussellino, Solofra che dovrà fare a meno di Rago, il portiere titolare squalificato per due giornate. Credo che siano gare dove diciamo, il fattore casa pesi, per cui vedo Eboli vittorioso. Sant'Erasmo Maleventum, il Sant'Erasmo che dovrà fare ancora a meno di Busino, almeno per questa partita, per infortunio, e comunque ha pareggiato alla prima giornata in casa del Granianum, Maleventum che invece ha battuto la Flegrea per 5-3 alla prima giornata.
in caso sia tenibile. Sabato hanno fatto un buon ottimo risultato a Gragnano, galvanizzati da questo risultato penso che non ci lasceranno sfuggire l'occasione di battere il Maleventum in casa. Sant'Egidio Sportmania, il Sant'Egidio che reduce dall'ottima vittoria sul campo del Gladiator per 5-3, mentre Sportmania Eboli che, come detto prima, ha vinto il derby contro la Feldi. Io credo che non ci siano problemi per il Sant'Egidio, soprattutto diciamo quando gioca sul suo campo. L'Eboli la vede un po' la Cenerentola del campionato quest'anno, quindi uno fisso. Sparta Pomigliano Gladiator, ne abbiamo parlato prima dello Sparta, reduce dalla vittoria a Cicciano, il Gladiator che invece, come detto, ha perso la prima in casa contro il Sant'Egidio. Sì, mi dispiace perché c'è il mio amico Ciro Russo sulla panchina del Gladiator, ma credo insomma che dovrà aspettare ancora qualche giornata per fare punti. Lo Sparta in casa, insomma, la bottiglia via. Trilem Casadore Cicciano, la Trilem reduce dall'ottima vittoria sul campo del Quarto. Cicciano che, come abbiamo già detto appunto, ha perso la prima contro lo Sparta e potrà contare forse sul rientro di Taiuti. Io la Trilem l'ho vista giocare in Coppa in trasferta a Caivano qualche sabato fa. Trilem che, scusami, impressione, ma credo sia stata la circostanza e per il periodo diciamo della ridosso dei carichi di lavoro effettuati dal mister, e perché c'era un caldo tremendo e forse anche per il campo non troppo veloce. Credo che abbia un buon organico e possa ambire la lotta per i playoff, è un ottimo allenatore, per cui dico uno. Trilem che ricordiamo dovrà fare a meno di Avallone squalificato. Infine Flegrea Miseria e Nobiltà, la Flegrea ha perso a testa alta sul campo del Maleventum alla prima giornata per 5-3, Miseria e Nobiltà che invece ha battuto lo Sbarra 1-0. Un po' sensazione, io non ho visto nessuna delle due squadre quest'anno, so che la Flegrea si è rinnovata molto, ha intrapreso la linea giovani, però insomma il Miseria e Nobiltà è la squadra più quadrata al momento, per cui diciamo X2. Perfetto, va bene così, grazie Crescenzo Falcone, alla prossima. Grazie a te e ai radioascoltatori, arrivederci. E un saluto a tutti gli amici di Punto5.it, appuntamento a domani con Punto 5 Linea ai Campi per tutti gli aggiornamenti dai campi della Serie C1 con il nostro live e poi interviste a fine gara con le dichiarazioni dei protagonisti, tutto questo su Punto5.it, alla prossima!